i funghi ci sono sempre andata, poi diciamo che qualche anno fa ho deciso di intraprendere una strada più professionale nella micologia. Ich glaube, für mich hat der Weg dahin über den Körper angefangen, über bestimmte Körperpraktiken, in denen wir unsere lange Evolutionsgeschichte so zurück spüren können. Und irgendwo da in dieser langen Evolutionsgeschichte ist das Myzel. Mi è servito molto studiare i funghi a livello scientifico, anche perché capire che la scienza deriva dall'esperienza umana, dalla percezione, ti fa andare un po' più a fondo delle cose. C'erano anche delle questioni che non quadravano. Se si vanno a leggere certi libri, sembra che ci siano due padri della micologia, e quando invece questa è una scienza che deriva da un'esperienza e da una conoscenza popolare che era passata soprattutto nelle famiglie attraverso una tradizione orale portata avanti dalle donne. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen, Muster in der Natur im Körper wiederzufinden, also diese Analogien herzustellen, um Menschen eben ein bisschen näher wiederzubringen an die Natur. Die Pilzfäden, die ähneln unserem Nervensystem. Also wie sich die Nerven in unserem Körper, unsere körperliche Materie durchsetzen, durchsetzt das Myzel den Boden. Le nostre donne medicina, curatrici, che avevano tutta una conoscenza delle erbe e anche dei funghi, sono state bruciate vive. Quello che c'era è stato bruciato, è stato represso, è stato negato. Marasmius scorodonius. Scorodonius. La micologia mi permette di tornare in natura mm-hmm. e sentirmi di nuovo collegata alla natura e non vederla solo come un qualcosa da utilizzare. La corteccia è la pelle dell'albero che contiene l'albero e la nostra pelle contiene il nostro corpo. Per me la somatica è come un metodo, anche un filtro di analizzare quali dinamiche, quali poteri hanno formato la nostra educazione, la nostra cultura, come siamo arrivati a questo mondo molto danneggiato, quali sono le forze che hanno anche portato a questo stato che il pianeta è. La colonizzazione della natura la vediamo poi nella società bianca, soprattutto colonizzatrice. Questo all'inizio si pensava fosse un fungo e poi un biologo ha scoperto che è un po' un fungo e un po' un'alga. Però il rapporto che c'era tra questi due esseri viventi doveva essere che il fungo schiavizzava l'alga, non ci poteva essere una collaborazione. È interessante, no? Cioè, quando è stato scoperto all'inizio la lichena, il concetto della schiavitù proprio nasceva anche fuori da una cultura di colonizzazione, quando l'Europa era in mezzo al processo della colonizzazione. Poi si è scoperto il concetto di simbiosi, quindi non c'è un rapporto di schiavitù, ma di collaborazione. Questi elementi di collaborazione, simbiosi, scambio, sono proprio dei valori che come società ci potrebbero portare avanti in un altro modo, in un modo meno basato su sfruttamento, dominazione. I funghi ci aiutano a vedere che appunto non esistono loro stessi da soli, ma appunto sono collegati agli alberi, sono collegati a batteri, ad altri funghi, a noi esseri umani. Noi invece non vogliamo connetterci alle piante e chiedergli insieme che mondo vogliamo costruire, di cosa abbiamo bisogno. Think like mycelium. Se pensassimo come... sarebbe bello far sì che le persone pensino come i funghi. Quando ci si mette in contatto con la natura e con se stessi, si apre dello spazio
dentro di noi, nel corpo, nella mente, spazio per immaginare, per creare, e immaginare oltre, no? Immaginare un futuro oltre. Diverso. Immaginare un'altra scienza. Un'altra scienza, un altro essere umano, oltre di questi valori basati sul patriarcato e sul colonialismo, sul capitalismo, infatti di proprio di ribaltare la verticalità e infatti diventando un po' più rizomatico. Sì. Sì, anche un po' orizzontale, più intrecciato, più condiviso. Diventare orizzontali.